Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo a Formello in compagnia di Fabrizio. Grandi! Provo una Orbea Rallon 29 con la molla da 400, l'XX1 dietro, tutto dorato, una Fox 36 davanti, con i miei bei flat. Ci facciamo? Adesso ci vorrebbe uno forte che la sappia guidare. Adesso però. Vediamo che succede, vedrete il botto. Stiamo... ci proviamo. Fabrizio mi segue con una Remedy 29 plus 27 e mezzo plus. Siamo sul Pecora, che conosco benissimo. Davanti c'ho una DHF di copertone che solitamente non mi piace. Vediamo come si comporta col 29. Non mi sento di fare il salto perché vado troppo piano. Sta diluviando. Nella macchia c'è veramente uno schifo. Sono... lo vedo alquanto scassato il tutto. Si scivola, Fabri, si scivola, occhio, almeno io con la mia scivolo. Il terreno è insidiosissimo, quindi proprio giusto tanto per dire che stiamo andando, però io sì, però muscolare. Allora facciamo il secondo pezzo della pecora. Vedi, non te lo fanno prendere. Si scivola, meno male che c'è una 29. Negli occhi c'ho la merda. Qui è dove l'altra volta si è fatto male l'amico mio. Infatti è tutto scassatissimo. Beh, comunque un po' di sicurezza te la dà sta bici, mi piace. Da qua. Che dici? Fa e scivola proprio. Bene ragazzi, si torna, siamo in salita, è giusto commentare anche la salita. Avendo dietro un 50 salgo discretamente bene, ma il tutto è vanificato per quanto mi riguarda dal 32 davanti, siccome mi sono abituato con la mia bici che ha 28, è bene che il 50, come dicono a Bergamo, modo in faccia. C'ho posto, forcella Fox Factory Kajima 36, ottima, spettacolare, 160 di escursione. Il telaio mi è piaciuto tanto, la molla della Fox mi è piaciuta anche se è tarata troppo morbida in quanto è da 400 libbre, quindi io siccome pesicchio era molla, però va bene lo stesso. 29
bocciata. 29 no, non fa per me. 29 è fatta per pedalate lunghe, ma non per fare quello che faccio. Troppo poco agile. Orbea Rallon 29.